Alla prima di campionato l'Altinese ritrova subito di fronte il suo recente passato con il Castelfrentano, matricola del raggruppamento, che presenta infatti in panchina l'ex tecnico biancoverde Donato Di Camillo. Vincenzo Di Rado, neotecnico di casa, non può presentare il suo vecchietto terribile, il sempreverde Massimo Scalingi, fermato a letto da una fastidiosa influenza. La gara, seguita da un gran numero di appassionati, non darà grosse emozioni, con le due squadre sempre piuttosto guardinghe, scarsamente produttive in fase di finalizzazione. Nella prima frazione i padroni di casa lasciano spesso il pallino del gioco agli avversari, che si rendono più pericolosi sotto misura. Dopo appena due minuti c'è spazio per la Moviola, con la caduta in area di Malafronte che il signor Martino non ritiene di dover sanzionare con la massima punizione. Al ventesimo segnaliamo la conclusione al lato del giallorosso De Iulis, il quale non riesce a sfruttare uno dei rari errori in disimpegno dell'esperto Di Cencio, che alla fine sarà comunque il migliore tra i suoi. Al 42esimo arriva il primo tiro in porta dei padroni di casa, con la botta a rete di Piccirilli, ben servito da Carunchio, che trova sulla sua strada un reattivo Crognale. In pieno recupero il Castelfrentano risponde con un altro vecchietto terribile, l'ex frentano Malafronte, che spedisce sul fondo dopo la tempestiva uscita di Prosini. Prima frazione senza infami e senza lode, ma con tanti sbadigli da parte del pubblico pagante. In avvio di ripresa la squadra di casa si segnala per questa conclusione da fuori area di Carunchio, para a terra l'attento Crognale. Le velleità dei biancoverdi si chiudono già al decimo con il pericoloso traversone di Piccirilli bloccato dall'estremo difensore Castellino. Le due squadre danno l'impressione di accontentarsi del pareggio e lasciano sfilare la contesa senza squilli di tromba, fatta eccezione per due opportunità non sfruttate dagli ospiti nella parte finale della contesa. Al 34esimo Di Matteo non sfrutta a dovere il prezioso suggerimento di De Iulis, perdendo il cosiddetto attimo fuggente, e a ridosso del 90esimo Prosini giustifica la sua presenza tra i pali disinnescando il pericoloso diagonale in corsa di Di Matteo. La gara si chiude con un salomonico pareggio che alla fine rappresenta il giusto epilogo per una gara senza storia. Prima gara casalinga della nuova stagione per l'Altinese, un pareggio che non ha soddisfatto la critica più accesa oggi a vedere la partita, una squadra piuttosto giovane che forse pativa l'assenza in attacco di un uomo esperto come Scalingi. Ma va bene, sì, c'era l'assenza di Massimo, però noi non lo dobbiamo prendere come alibi, perché noi dobbiamo lavorare su quello che si può lavorare. Non potevamo certo fare meglio oggi, perché il primo tempo si poteva fare meglio, però c'era anche da dire che le squadre erano molto corte, è stata una partita molto tattica, c'erano pochi spazi. Il secondo tempo però diciamo anche che siamo cresciuti e la partita è stata più bella, c'è stata anche a tratti divertente, però ci è mancata la zampata finale, diciamo. Abbiamo avuto forse il 90% di possesso di palla, ma di questo non te ne fai niente se poi non concretizzi le tue occasioni, anzi poi alla fine rischi di sbilanciarti e di prendere anche gol. Però diciamo che se si lavorerà sul primo tempo e certamente ci sarà anche da dire bravi ai ragazzi, perché nel secondo tempo hanno avuto una reazione che mi aspettavo, quindi siamo contenti per il proseguire il campionato, perché alla fine il secondo tempo possiamo dire che abbiamo giocato in lungo e largo. Certo ci è mancato il gol e questo è importante, però noi dobbiamo crescere, sappiamo delle difficoltà di questo campionato e cercheremo di lavorare su questo. Un giudizio su questo Castelfrentano che si affacciava per la prima volta in promozione? Ma noi il Castelfrentano lo conosciamo molto bene, sia come organico che sia come squadra. Tra l'altro ci siamo incontrati in Coppa Italia, è una partita che tra due squadre che si conoscevano e quindi si sono un po' annullate a vicenda. È una squadra che sicuramente nel proseguo del campionato saprà dire la sua, perché è composta di tutti i giocatori validi e soprattutto di categoria. Donato Di Camillo, tecnico del Castelfrentano, ritrova alla prima giornata di campionato curiosamente sulla propria strada la sua ex squadra, l'Altinese. Che impressione l'ha fatto? Sicuramente una buona squadra, ben messa in campo, ha elementi validi, sicuramente si farà valere durante questo campionato. La vostra prova come la giudica invece? Tutto sommato abbastanza positivo, abbiamo avuto diverse occasioni per poter far nostro il risultato pieno. Abbiamo avuto una palla verso la fine del primo tempo con Malafronte e sulla fine, quando le squadre si sono allungate, abbiamo avuto due o tre occasioni per poter andare a rete. Però devo dire che sono molto contento di questa prestazione, i ragazzi hanno interpretato bene la partita, tutto sommato sono molto molto contento. Un campionato livellato in alto o in basso secondo lei? Beh, il nostro obiettivo è chiaro, essendo una matricola abbiamo senz'altro l'obiettivo primario, che è quello di raggiungere il prima possibile questa salvezza. Poi se verrà qualcosa di più, tutto di guadagnato.